Siamo in compagnia di Elena Micheli, atleta del pentathlon moderno, nata e cresciuta a Roma, 20 anni, centro sportivo Carabinieri. Ha 15 anni il titolo europeo Youth Beat nella staffetta, a 17 la consacrazione con la partecipazione alla tappa di Coppa del Mondo di Roma in casa. Nel 2017 dichiari che le Olimpiadi sarebbero state il tuo sogno, nel 2019 questo meraviglioso risultato con l'argento nei mondiali senior della tua disciplina. Elena, perché il pentathlon? Diciamo che io insieme ai miei fratelli ci siamo avvicinati a questo sport molto affascinante e anche molto impegnativo fin da piccoli e siamo partiti con una scuola nuoto, poi da lì abbiamo aggiunto piano piano le altre discipline che ci ha fatto scoprire il nostro tecnico di nuoto. Qual è l'insegnamento più importante che il tuo sport trasmette? La chiave per interpretare tutto è divertirsi, però è l'insegnamento che io stessa ho appreso è la tenacia, l'impegno, il sacrificio, ma l'idea di non mollare mai, di crederci sempre perché la speranza è l'ultima a morire. Devo ringraziare molto i miei genitori che si sono prodigati tantissimo fra portarci qui piuttosto che alle gare, venirci a prendere a scuola con il pranzo per poi portarci qui al volo. Un doppio bronzo agli Europei Junior insieme a tuo fratello Roberto, qual è stata l'emozione? È stato, penso, uno dei momenti più belli dopo ovviamente la prima medaglia, insieme alla prima medaglia vinta o alla stessa medaglia del mondiale, comunque vincere una medaglia a livello internazionale. E condividerla con Roberto, che è mio fratello, è stata, con mia mamma lì, uno dei momenti più emozionanti. Invece, quale disciplina del pentathlon parla più di te? Sono corsa e nuoto, discipline atletiche, anche se quella che mi affascina di più e quella in cui mi diverto molto di più è l'equitazione. Cosa dice il tuo cavallo quando sei in gara? E avendo solo 20 minuti per conoscerlo, posso solo pensare, dai, andiamo, facciamolo insieme, non cerchiamo di tirare il meglio l'uno dall'altro. Quindi diciamo che i cavalli sono sempre molto, molto bravi, molto disponibili. A più di 2 anni dopo la tua dichiarazione sei arrivata alla qualifica per le Olimpiadi. Hai realizzato quello che hai fatto e come ti stai preparando per Tokyo? Sto realizzando, sono in fase di realizzazione perché sono giovane e mi fa riflettere, mi fa emozionare tantissimo il fatto che io abbia ottenuto un podio mondiale a soli 20 anni. Questo è stato il primo scalino affrontato, adesso ce ne saranno tanti altri e non vedo l'ora di affrontarli. Quando pensi a te stessa a Tokyo, dove ti vedi? Qual è l'immagine, la prima immagine che ti viene in mente? Forse un po' tutto, immagino la partenza tutti insieme con la tuta che ci connoterà in aeroporto, all'arrivo a casa Italia, magari le gare con altre persone, fare nuove amicizie e vivere il sogno di ogni atleta. Quale playlist ascolterai nel viaggio per Tokyo secondo te? Diciamo che il mio cantante preferito è James Blunt, però molte canzoni anche dei Queen come We Are The Champions, molte canzoni che danno la carica mi aiuteranno forse nel mio percorso. Hai un idolo? E il mio idolo in ambito sportivo è Federica Pellegrini, perché si è riuscita a esprimere a massimi livelli e a ottenere il meglio da se stessa in generale già a giovanissima età. Si è riuscita a riaffermare più e più volte, nonostante sia caduta, si è rialzata, quindi ammiro la sua tenacia, la sua passione verso quello che fa. Raccontaci la tua giornata tipo. Io una volta svegliata e fatta colazione esco di casa e magari inizio col nuoto o con la scherma durante la mattinata per poi fare preparazione fisica nel pomeriggio, oppure la mattina al posto di scherma alterno l'equitazione. Forse il nuoto sono quelli che pratico più volte durante la settimana. Il mio luogo del cuore sicuramente è questo, perché ci sono cresciuta, fin da piccola mi allenavo qua al centro sportivo dell'Acqua Acetosa. Al di là dei termini logistici, anche in termini di tutela, di supporto, devo ringraziare il mio centro sportivo, i Carabinieri, che mi aiutano molto. Cosa ti dà la carica? Cercare di pensare che tutti siamo umani e tutti sbagliano. Questo molte volte prima delle gare mi aiuta, perché mi fa sentire a livello di tutte le altre, cioè siamo tutte allo stesso livello, tutte sbagliamo. Non è solo chi si impegna di più o chi ha più talento, ma è anche sul momento chi riesce a sbagliare di meno e rimanere sul pezzo.
Tu sei ovviamente un'eccellenza dello sport italiano. Quale messaggio manderesti alle giovani ragazze che si vogliono appunto avvicinare allo sport, ma anche credere in se stesse? Praticare sport aiuta veramente in tutti i sensi a crescere, quindi ti fa conoscere tanta gente, ti fa superare i tuoi limiti, ti fa scoprire lati di te stessa, del tuo carattere che magari non conoscevi o... Praticando sport scopri di essere una persona che non ti saresti mai immaginata. È un ambiente bellissimo, se lo sport lo si vive con entusiasmo, senza crearsi troppe aspettative, senza magari creare competizione in modo eccessivo, diventa un'esperienza bellissima. Siamo a novembre, siamo a fine anno, cosa ti aspetti dal 2020? Sarà un anno sicuramente pieno di tutto, emozioni, dovrò mettere tutta me stessa negli allenamenti, avrò sulle spalle un grosso peso e cercherò di crollarlo, tra virgolette, nel senso di affrontarlo più serenamente possibile. Allora noi ti ringraziamo Elena, con trepidazione aspettiamo Tokyo, ti guarderemo e ci vediamo lì. Grazie.